Grazie Presidente. Stamattina andiamo a Napoli Est, precisamente andiamo a San Giovanni a Teduccio. A San Giovanni a Teduccio c'è un posto bellissimo che rappresenta una grande occasione di riscatto per quel territorio difficile. Un posto dove si respira cultura e il bello la fa da padrone. Il Beggars Theater, il teatro dei mendicanti, l'associazione culturale fondata dal maestro Mariano Baudouin, allievo e pupillo del grande maestro De Simone. Un luogo magnifico, baluardo di riscatto sociale per un territorio complesso e difficile, un luogo dove cultura e sociale hanno saputo creare un mix davvero esplosivo. Una parte ruvida e complessa della città che viene educata al bello e che offre a tanti ragazzi ma validi mezzi per crescere correttamente. All'ombra dei palazzi popolari di Taverna del Ferro, colorati dai murales di Giorit, cresce il bello e opera miracoli di riscatto. Vedo che l'assessore va via, quindi penso, volevo parlare, sì, magari se potesse ascoltarmi, altrimenti... No, no, va bene, allora aspetto, assessore, cedo la parola e aspetto, come vuole. Nella Napoli orientale, contraddittoria e complessa, il maestro si rimbocca le maniche e crea una sala teatrale da 120 posti, laboratori scenici con tanto di falegnameria e sartoria, e negli anni quell'esperienza associativa si arricchisce di nuove situazioni, fino ad arrivare ad ospitare importanti scenografie, strumenti musicali e oltre 4.000 costumi di scena, tra i quali i preziosissimi costumi della Gatta Cenerentola o dei capolavori di Monicelli, di De Sica, di Visconti, che ogni anno vengono messi in mostra dai ragazzi. E ancora il coro, la corale per San Giovanni, 70 elementi, dagli 8 ai 70 anni. Un luogo, il Teatro dei Mendicanti, che diventa un vero e proprio microcosmo, attrattore di ragazzi dalle vite difficili, che in giovanissima età hanno già provato la triste esperienza del carcere, che lì svolgono la messa alla prova, o dell'appartenenza alla malavita, o della tossicodipendenza. E il grande maestro Baudouin, tra la direzione di un'opera al Petruzzelli di Bari, o al Verdi di Trieste, o alla Scala e una collaborazione col San Carlo di Napoli, non dimentica i suoi ragazzi e cura quell'esperienza con l'amore di un padre per offrire loro, attraverso il bello e la cultura, la propria occasione di rivalsa e di riscatto. Vi direte che meraviglia questa esperienza, anch'io me lo sono detto. Un'esperienza da prendere a modello, da duplicare e portare in altre parti del territorio cittadino. Un'esperienza affascinante di cui tutte le amministrazioni farebbero un vanto. Tutte le amministrazioni tranne questa. E sì, perché lo scorso 27 novembre accade un fatto brutto, molto brutto. Il teatro, che ha sede nel centro giovanile Asterix, riceve dall'amministrazione, a firma dell'assessore Clemente, la notifica di un provvedimento di sospensione delle attività con obbligo di sgombero dei locali. Vabbè, poi mi spiegherà e sicuramente potrò comprendere meglio. Quel centro giovanile viene destinato ad altri progetti e ad altre realtà associative. Andiamo con ordine, ricostruiamo un attimo questa vicenda e per farlo mi rifarò a quanto appreso dallo stesso maestro Baudouin. Il Teatro dei Mendicanti è ospite del centro giovanile Asterix da 2 anni e la legittimazione ad occupare quegli spazi deriva da un'autorizzazione trimestrale che il Comune rilascia.
scorso anno l'assessore Clemente convoca una riunione di tutte le associazioni ospiti dei centri giovanili della città per bypassare il problema del rinnovo trimestrale, indaginoso per le associazioni e per la stessa amministrazione, e propone a tutte le associazioni presenti di partecipare ad un bando finalizzato alla cogestione dei centri giovanili per la durata di 4 anni più 4. I progetti si presentano in partenariato e il Beggars Theatre partecipa insieme a Callisto Arts, che è l'associazione capofila, che svolgerà attività di servizio civile, e i maestri di strada, che come il Beggars svolgeranno attività culturali. Il progetto passa con buona soddisfazione di tutti. Ma poiché più volte nelle more la Callisto Arts aveva comunicato che il progetto vedeva coinvolte anche altre associazioni, il Teatro dei Mendicanti chiede reiteratamente alla capofila copia del progetto per essere edotta dei compartecipanti e delle attività che lì si svolgeranno. E all'ennesima richiesta in evasa, i legali del Beggars Theatre avanzano la richiesta di accesso agli atti. Richiesta legittima, visto che è un'associazione coinvolta nel progetto. L'amministrazione, sapete che fa? Esprime diniego e invita il Beggars Theatre a lasciare liberi i locali. Parte un'interlocuzione col sindaco, con l'assessore Clemente, con l'assessore Di Maio, si cerca di capire e di risolvere il problema. E così l'amministrazione rinnova l'autorizzazione per altri 3 mesi. All'improvviso il dirigente del servizio interessato revoca questa autorizzazione e concede i locali per 6 anni a titolo gratuito alle sole Callisto Arts e la Coccinella, vincitrici sì di un bando, ma attenzione, di un bando che prevede l'assegnazione per soli 2 anni e non 6, e per spazi limitati. Invece il dirigente fa una concessione per 6 anni a titolo gratuito e per l'interezza degli spazi, spazi immensi che avrebbero potuto ospitare senza problemi tutte le associazioni e senza privare il territorio delle azioni preziose del Beggars Theatre. E allora, perché la vicenda non ci piace e non ci convince e vogliamo invece comprenderla fino in fondo, allora la richiesta di accesso agli atti formalmente oggi la faccio io nella mia qualità di consigliere comunale. E che la città sappia che per via di una cieca burocrazia, di un'amministrazione arrogante che non sa conoscere e non sa premiare il merito, un'amministrazione dove vige il banale, dove governa la prepotenza, e questo che succede in questo momento in quest'aula ne è la piena testimonianza, un'amministrazione che, per dirla con le parole dello stesso maestro Baudouin, caccia la cultura da un luogo con la presunzione di farne altra, il sipario cala tristemente sulle attività del Beggars Theatre. Moltissima la solidarietà espressa al maestro in questi giorni da esponenti altissimi delle istituzioni e della cultura e dell'arte. Uno su tutti, il maestro Riccardo Muti, perché per quel poco che può valere al maestro Baudouin, alla sua capacità di intercettare e rispondere al bisogno, ai suoi ragazzi, al suo magnifico progetto, anche la mia solidarietà e quella del gruppo politico che rappresento. Chapeau maestro, voglio sperare e credere che questa città possa ancora meritare le azioni preziose
e l'impegno irrinunciabile di persone come lei. Grazie. Grazie.